In ambito di malattie rare, il caregiver assume un'importanza fondamentale per accudire questi pazienti. Spesso si parla di madri senza riposo, madri che continuano a stare accanto ai propri figli o anche ai propri mariti, perché spesso sono le donne i caregiver che sono coinvolti. Di questo se ne parla a Roma nell'evento RARE D, Donne nelle malattie rare, e noi cerchiamo di approfondire il tema con la dottoressa Giuseppina Annichiarico. Quali interventi ritiene che debbano essere implementati a breve? Beh, gli interventi da adottare a breve sono certamente quelli contenuti nel nuovo Piano Nazionale Malattie Rare. La centralità del percorso di cura significa sostenere le famiglie e alleggerire le famiglie di tutta quell'attività che invece veniva demandata alle donne soprattutto. Alle donne mi riferisco alle madri, alle nonne materne, alle zie materne, alle badanti che sono donne, alle tate che sostengono la lunga terminalità di questi bambini. Pensate che l'80% dei bambini che hanno necessità di cure palliative sono bambini affetti da malattie rare, la restante parte sono affetti da tumori. Quindi significa che questo è un ambito di sanità pubblica in cui è necessario concentrarsi sul supporto alla famiglia sul territorio. La donna, la madre, la caregiver può ritornare o può tendere a tornare ad una dimensione di vita normale di sostegno a tutta la famiglia. Vi ricordo la necessità di supportare anche i fratellini dei bambini malati. Ecco, supportare il domicilio, avere un'assistenza domiciliare integrata di qualità, in cui le strutture di coordinamento malattie rare diffuse in ogni regione possano essere di supporto per una formazione specifica alla complessità della malattia rara è fondamentale. Oggi i tempi sono maturi. Sono maturi perché abbiamo passato gli scorsi anni a individuare chi cura il malato, a individuare i malati. Noi non dobbiamo formare su tutte le 8.000 malattie rare censite da Orphanet in uno specifico territorio. La presenza di registri regionali consente di vedere in quel territorio quali sono i malati, di che cosa sono affetti e quindi mettere in contatto il centro di riferimento ospedaliero, che può essere lontano anche più di 1.000 km, e il domicilio, chi si occupa di cure domiciliari, passare l'informazione, fare formazione, consentire e alleggerire la famiglia. Il caregiver spesso si occupa di, esegue prestazioni sanitarie di eccellenza e di competenza che vanno riconosciute, ma non può essere delegato alla cura esclusiva. L'infermiere deve essere formato a quelle pratiche specifiche. Il pediatra di famiglia deve avere un ruolo di presa in carico e di coordinamento di tutte le attività di cura presso il domicilio del paziente. Nel caso sia un bambino, anche il medico di famiglia deve essere spinto ad avere un ruolo competente. La competenza passa attraverso la formazione. I coordinamenti malattie rare in Regione Puglia, grazie al decreto attuativo che è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regione, potranno in futuro esercitare il loro ruolo trasversale alle varie dimensioni della cura in tutti i territori italiani. E l'Italia questo può proseguire grazie al nostro sistema universalistico, che non dobbiamo lasciarsi sfuggire di mano, seppure ha necessità di evolversi per consentire l'accessibilità alle cure da parte di tutte, anche accessibilità per farmaci di alto costo.